Bentrovati come sempre per questo spazio dedicato alla medicina, ma soprattutto all'area pediatrica. Come sempre il mio compagno di viaggio, il dottor Mariano Caldore, che voi già conoscete. Buongiorno. Che è un gastroenterologo dell'ospedale Santo Bono, e dell'ospedale Santo Bono di Napoli abbiamo una new entry, la dottoressa Klein Antonella, che è endocrinologa pediatrica specializzata in auxologia. Poi vedremo. Buongiorno a tutti. Nel corso della intervista che faremo meglio questo concetto. Allora, oggi parleremo di accrescimento, o meglio di problemi di accrescimento legati a problemi ormonali. Cominciamo dal dottor Caldore, che come sempre noi ci rivolgiamo ai genitori, alle persone comuni, non ai medici, quindi useremo un linguaggio molto semplice. Abbiamo parlato spesso di mamme ansiose che andavano calmate oppure veramente allertate, certo, ed informate. Una mamma si rivolge al pediatra chiaramente perché magari si rende conto che questo bambino, magari anche in rapporto agli altri figli o da solo, secondo il proprio parere non cresce abbastanza, quindi va dal pediatra. E il pediatra cosa fa? Allora, innanzitutto questa è una delle prime domande più importanti che le famiglie si pongono. Dopo la domanda di chi somiglia, se al padre o alla madre, la prima domanda è con grandi drammi familiari, ma sicuramente come sarà, quanto diventerà. La Regione Campania, per la verità, offre ai pediatri, a noi pediatri, una grande opportunità valutativa. Alla fine del libretto rosa o azzurro, a seconda del sesso del bambino, vi sono quelle che sono le curve di crescita, che non sono sempre, diciamo, attenzionate o completate, però queste curve di crescita sono molto importanti. E credo che la spiegazione di queste curve di crescita alle mamme può rendere molto più serena, diciamo, la prospettiva di crescita di questi bambini. La prima domanda che viene posta, e qui vorrei sicuramente l'intervento dello specialista: tutti i bambini nascono di 50 cm, ma ci sarà chi sarà 1,90 m e chi sarà 1,68 m. Allora, qual è la differenza? Quando inizia a vedersi questa cosa, per rispondere ai genitori a questa domanda? Quando passiamo la parola al nostro specialista, chiaramente, certo, lei già vede qualcosa se va o non va in base ai percentili, a queste misure. E questo ce lo spiega, sì. E allora vediamo un po', sì, a questo punto il collega le invia questa mamma con il bambino e lei quale indagine così di primo approccio consiglia o fa? Sì, dunque, fondamentalmente c'è da dire una cosa importante. Quello di cui noi ci interessiamo è l'auxologia associata all'endocrinologia pediatrica. L'auxologia, appunto, è la scienza dell'accrescimento. Il buon 90% delle problematiche legate all'accrescimento sono legate ad ansie materne e soprattutto alla problematica anche riguardando lo stato sociale. Attualmente l'altezza, l'accrescimento diventa uno stato sociale, quindi se nei primi anni sono le mamme ad avere l'ansia, nell'età adolescenziale è proprio il ragazzino che comincia ad avere la problematica di non essere alto, di non essere come coetanei, di non essere all'altezza dei coetanei. Ecco perché queste problematiche diventano, oltre che cliniche, sociali. Fondamentalmente i primi 2 anni di vita sono praticamente a carico del pediatra di base per quanto riguarda la linea crescitiva, che deve escludere in prima istanza tutte le problematiche legate al deficit di crescita. Quindi ovviamente si faranno degli esami di primo livello, cioè si comincia a escludere che il bambino possa avere un malassorbimento, possa avere un'anemia, un'infezione delle vie urinarie o comunque tutte le problematiche del campo pediatrico. Una volta escluse tutte queste problematiche, il pediatra invia il bambino che ha un deficit saturoponderale all'auxologo e nella specialistica dell'endocrinologia pediatrica. Quando noi vediamo il bambino già selezionato dal pediatra di base, ovviamente facciamo indagini di secondo livello, che vanno quindi a escludere delle patologie organiche, soprattutto endocrinologiche, che possono essere causa del deficit accrescitivo. Quello che fondamentalmente deve preoccupare non è tanto che il bambino è più piccolo del coetaneo o che cresce, diciamo, rispetto al percentile, ma sono tante le cose da valutare: il target genetico, l'altezza dei genitori,
L'età ossea, dire che un bambino è più basso di un altro è relativamente importante perché non tutti mangiamo allo stesso modo, facciamo gli stessi sport, siamo dello stesso livello socioculturale. Quello che invece ci dà l'indicazione se un bambino effettivamente ha bisogno dello specialista è se il bambino ha un'età ossea ritardata rispetto all'età cronologica, cioè se il suo scheletro è più piccolo rispetto alla sua età. Quindi quando il pediatra esamina un bambino al di sotto del percentile, con un'età ossea ritardata, con un rallentamento della velocità di crescita. Perché? Perché il rallentamento della velocità di crescita è la base della patologia, perché il bambino che è sempre cresciuto piccolo, ma è regolare nella sua crescita, difficilmente può avere un problema, diciamo, ormonale. Il bambino invece che è sempre stato piccolo ma che nello stesso tempo rallenta la sua curva di crescita, quello è un campanello d'allarme. Perché può avvenire anche in un secondo momento. Perché può avvenire in un secondo momento. Molti bambini che vengono al nostro ambulatorio, per esempio, sono inviati dai pediatri perché sono sempre stati al 25esimo percentile e poi loro controllano la crescita nel tempo e vedono che si allontanano da quel percentile. Poi vogliamo ripetere che cosa è il percentile? Il percentile non è altro che sono delle curve, delle tabelle che misurano in percentuale di, su 100 bambini, quelli che si trovano al 50esimo percentile sono peso forma o altezza forma, tutti quelli che sono al di sotto del 50esimo o al di sopra del 50esimo variano in eccesso o in difetto. Nel momento in cui il bambino ha un rallentamento della velocità di crescita, ha un'età ossea ritardata ed è più piccolo, noi ox endocrinologi dobbiamo cominciare a pensare che ci può essere un deficit ormonale. E a questo punto la diagnosi poi come si fa? A questo punto poi si inoltrano indagini di secondo livello, che sono sicuramente quelle seguenti a quelle effettuate dal pediatra. Quindi cominciamo con gli esami della tiroide, gli esami dell'ormone della crescita, che fondamentalmente sono dei test da stimolo per vedere se la quantità di ormone della crescita è sufficiente alla crescita del bambino. Una volta arrivata poi alla diagnosi di deficit ormonale, in questo caso ovviamente se il bambino è deficitario dell'ormone, l'unica terapia che può fare in modo che il bambino recuperi la sua crescita è la terapia sostitutiva con l'ormone della crescita. Questo ormone della crescita come viene poi somministrato? L'ormone della crescita è una terapia che si fa giornalmente. Perché? Perché al bambino si deve dare la quantità necessaria per regolare la sua crescita come se il bambino lo producesse autonomamente. Quindi tutte le sere è una sottocutanea, però ci sono dei dispositivi iniettivi a penna che anche per l'età pediatrica sono molto agevoli e tutti i giorni il bambino fa questa terapia serale tranquillamente a domicilio. Assolutamente no. Però fatta da personale specializzato? No, assolutamente. Noi ovviamente proponiamo dei corsi istruttivi per il dispositivo iniettivo e poi le mamme tranquillamente lo possono fare a casa. Ho capito. E in genere questo tipo di patologia colpisce più maschietto o la femminuccia? Non c'è una differenza di sesso, no. Non c'è assolutamente differenza. No. E in percentuale quanti sono, se c'è la possibilità di fare questo screening, i casi di recupero? Allora, il recupero sicuramente c'è, se il bambino è deficitario e quindi una diagnosi conclamata, ovviamente dando una terapia sostitutiva, io che cosa faccio? Do al bambino quello che lui da solo non produce, quindi sicuramente c'è il risultato. Tenga presente che la velocità di crescita di un soggetto normale è più o meno in età prepubere sui 6 cm l'anno, quindi con la terapia con l'ormone della crescita noi garantiamo la regolarità della velocità di crescita. Bene. Ma in realtà non si garantisce più altezza, questo dobbiamo dirlo. No, si garantisce soprattutto che non si ferma. Bravo, che non si ferma, ovviamente, e che raggiunge quello che doveva essere il suo destino. Perché molte volte i genitori chiedono un ragazzo più alto o più prestante, ma questa è un'altra questione. Sicuramente si dà quello che manca, come giustamente diceva sempre la dottoressa. Sempre nei parametri, giustamente. Sottolineare l'aspetto però del fare le curve dei percentili da parte di tutti quanti noi pediatri, di farle ogni 6 mesi, vedere questa crescita, addirittura poter dire ai genitori: guarda, tuo figlio mi preoccuperò quando tra 6 mesi, se starà qua giù allora mi preoccupo, ma se sta qua questa è la sua previsione, non mi preoccupo. Voglio dire, essere capaci, perché oggi abbiamo uno strumento molto semplice che sono queste curve, essere capaci di prevedere il loro futuro e avere la conferma ogni volta significa anticipare un'attesa, confermarla e quindi stare sereni. Certo. No, ma alla
diciamo, abbattere l'ansia del genitore è fondamentale. Come è fondamentale la diagnosi precoce, perché ovviamente più precoce la diagnosi, migliore sarà il risultato terapeutico. In questo caso perché il pediatra se ne accorge. Perché una cosa è che io riesco a trattare e quindi a fare in modo che il ragazzino prepubere abbia una regolare velocità di crescita a 7 anni, ma se il bambino mi viene inviato a 12 la situazione cambia. Quindi è vero che non bisogna avere l'ansia, su questo sono perfettamente d'accordo con Mariano Caldore, però è anche vero che se noi abbiamo dei parametri, dove fortunatamente la pediatria di oggi ci aiuta tanto, perché oggi il pediatra ce li manda consacrati, e allora a questo punto nel momento in cui arrivano da noi hanno già una potenzialità. Torres, una volta poi così diagnosticata una bassa statura di tipo patologico, ecco, oltre alla terapia ormonale è importante anche magari una terapia fisica, magari una sicuramente gli sport sono fondamentali in tutti i bambini, indipendentemente da quello che può essere la bassa statura o il deficit accrescitivo, perché lo sport rappresenta, come probabilmente dirà anche il dottore Caldore, io penso che lo sport è fondamentale in tutti i bambini. Ovviamente ci sono degli sport in allungamento che può essere per esempio il nuoto, la pallavolo, la pallacanestro, che aiutano maggiormente questi bambini. E controindicazioni a questa terapia? Assolutamente, non ce ne sono. Quindi nessun problema prima di somministrare? Assolutamente. Ci sono gli aspetti nutrizionali sicuramente che però hanno un buon supporto, dicevamo per esempio il tipo proteico. Volta abbiamo parlato di nutrizione, di cattiva nutrizione. Di cattiva nutrizione. Le merendine, è sicuramente alla base anche questa di una buona qualità nutritiva importante. Allora, dottor Caldore, visto che abbiamo parlato della importanza della precocità, ma anche delle probabili cause genetiche o ereditarie, ci sono altre probabili cause che possono poi così sfociare in queste basse stature, in questo difetto di crescimento? Sì. Sicuramente noi dimentichiamo molte volte un periodo tanto importante, noi siamo abituati a vedere il neonato, ma per il neonato, per il pediatra è già un individuo adulto. Il neonato inizia dopo pochi giorni dal concepimento. Tutto il periodo della gravidanza, questi 9 mesi, vi sono una marea di fattori che possono interferire sulla crescita dell'organismo, fattori nutrizionali, fattori endocrinologici della mamma, la sua tiroide, vari altri aspetti, soprattutto, oppure sofferenze transitorie della placenta, in cui ci può mancare una quota di ossigeno, per cui c'è una sofferenza fetale. E vi sono motivi per i quali molte volte i piccolini possono nascere vari mesi prima del periodo del previsto. E questo è molto importante perché interferisce sicuramente, come è noto, sull'accrescimento nel futuro. Ma oggi, e qui l'endocrinologo ha un grosso ruolo, c'è possibilità di intervento precoce su questi piccolini per garantire un futuro migliore o un recupero del loro futuro. È vero, Antonella? Sì, fondamentalmente noi oggi abbiamo la possibilità dal 2014 che possiamo trattare i bambini nati piccoli per l'età gestazionale anche con l'ormone della crescita. Il trattamento con l'ormone della crescita deve necessariamente attenersi a una nota regionale, che è la nota 39, che fino a 4 anni fa non includeva i bambini nati SGA, SGA appunto piccolo per l'età gestazionale. Adesso fortunatamente il bambino nato piccolo con l'età gestazionale, che non recupera la velocità di crescita e che quindi tende a rimanere più piccolo degli altri, dall'età dei 4 anni può essere aiutato con questa terapia, quindi cominciare a ricanalizzare la sua velocità di crescita. Sicuramente il bambino nato piccolo per l'età gestazionale è un bambino che valutiamo prima da un punto di vista pediatrico per 4 anni, se dopo i 4 anni vediamo che rallenta la velocità di crescita oppure stenta a canalizzarsi nella sua crescita, allora a questo punto viene inviato da noi e possiamo eventualmente ipotizzare la terapia. Bene, e il Santo Bono è una realtà di cui noi siamo sempre orgogliosi e dove ci sono appunto i centri e i medici di riferimento per questo tipo di patologie, e questo è un altro momento importante di informazione e di comunicazione che noi diamo. Ringraziamo quindi il dottor Grazie a voi. Dottoressa Antonella. Grazie. Voi per l'attenzione e alla prossima.